Carissimo fratello, carissima sorella, che il Signore risorto ti dia la sua pace. Benvenuto a questa puntata di La Bibbia in casa e grazie del tuo ascolto. Diamo ascolto a colui che ci ama e per questo ci parla tramite la sua parola. Questo nostro incontro che voglio essere interattivo, dopo Marco ci spiegherà anche le modalità per interagire, perché vogliamo che sia davvero questa espressione di discepoli di Gesù che si radunano per ascoltare il Maestro, ma un ascolto che voglio conformarci a colui che ci parla. Vogliamo amare come Lui, dare la vita come Lui, morire con Lui per regnare con Lui, il nostro Signore Gesù Cristo. Come il nostro solito, invochiamo la presenza materna, l'intercessione, la guida di Maria Santissima Immacolata. In lei la parola si è fatta carne, in lei con il suo ascolto perfetto ha tanto da insegnarci. Vogliamo avere l'atteggiamento di Maria, un ascolto perfetto, perché si era svuotata di sé affinché questa parola potesse compiere il suo disegno, la sua opera, come l'aveva pensato il Padre. Invochiamo anche San Bernardino da Siena nella sua festa. Oggi San Bernardino, un grande predicatore che ha diffuso la devozione del nome di Gesù e che iniziava sempre la sua predicazione, che aveva tantissime persone che lo seguivano, con un brano biblico, con un brano anche dei versetti dei Salmi. È bello vedere che questi uomini di Dio, questo francescano, aveva capito bene. Come Francesco diceva, la nostra regola e la nostra vita è osservare il Santo Vangelo. E adesso la parola, prima di pregare insieme il Salmo di oggi, il Salmo 54, e il saluto di Marco. Grazie Marco. Sì, buongiorno e ben ritrovati qui con noi su Maria Visione, sulla pagina anche di Frate Indovino. E vi invitiamo, come ogni giorno, ad essere partecipi a questa puntata, perché, come Padre Carlo ci ha già accennato, è una interazione. Dobbiamo portare il nostro contributo, dire la nostra idea, quello che il cuore ci ispira, perché la parola abbia così un effetto ancora più ampio e più profondo in ciascuno di noi, per ogni aspetto. Allora, scriveteci al 349-937-0847. Questo è il nostro numero WhatsApp, il numero di Maria Visione, dove riceveremo qui sul tablet in diretta le vostre risposte alla domanda del Vangelo di oggi. Se volete potete anche chiamare al numero fisso allo 075-813-640. La domanda di oggi, sì, bene, facciamo anche la domanda, non so se già Paolo ha pronta la domanda, l'abbiamo a disposizione, eccola qua. La domanda di oggi è come si manifesta la profonda umanità e la divinità di Gesù nell'episodio della risurrezione della figlia di Gairo? Questa è la domanda che oggi vi viene posta. Carlos, quindi. Già alcuni di voi avete già ricevuto la domanda, chi sta entrando adesso l'ha vista in questo momento, già possiamo iniziare a rifletterci, fra poco leggeremo questo brano di Marco 5, 35-43, ma adesso in raccoglimento dello Spirito prepariamoci per la preghiera con il Salmo 54. Nell'ora della paura io in te confido, in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? So che Dio è in mio favore. Ti renderò azione di grazie, oh Dio, perché mi hai liberato dalla morte. Hai preservato i miei piedi dalla caduta. Ti
perché io cammini alla tua presenza nella luce dei viventi. La paura invoco a te, Signore, in te confido e so che tu sei per me. Bellissime queste parole del Salmo 55, non 54, e è molto opportuno per questo momento in cui siamo stati, e qualcuno ancora ci rimane, in preda alla paura. Sì, perché non solo la pandemia, la malattia in se stessa, ma tutte le conseguenze di questo momento, no? In tutti i sensi, psicologico, spirituale, economico, lavorativo. Siamo turbati ovviamente, un po' sconvolti e abbiamo già detto che lo stesso Gesù che dice perché avete paura? Non avete ancora fede? La paura, ripeto, Gesù rispetta la nostra paura, però ci invita a fare un passo in più. Tramite la fiducia, la fede, entriamo in una sfera diversa. Iniziamo a vedere anche la difficoltà, il problema, il disagio, il dolore, il fallimento da una prospettiva diversa. Tutto ha un suo perché, tutto ha una parola di Dio per noi. Non è che Dio voglia il male, ma dal male, anche dallo sconforto, dalla sofferenza, come è successo a Lui stesso sulla croce, Lui è capace di trasformare in salvezza, in occasione di salvezza. Benissimo, fratelli carissimi, oggi vogliamo conoscere ancora meglio Gesù, questo uomo che è stato capace di unire la più elevata concezione di Dio, cioè la mistica più profonda, più elevata, con l'umanità più profonda. Questo episodio di oggi, che è il seguito di quello che abbiamo ascoltato ieri, che Gesù che guarisce la donna con perdita di sangue, perdita di vita, e succede un movimento contrario, no? Gesù, quella donna di nascosto, tocca il mantello di Gesù e Gesù la riporta alla luce. Adesso avviene l'esatto contrario. Si parte dalla folla e Gesù incammina, guida tutto l'episodio a finire nell'anonimato, nel nascondimento. Vedremo fra poco, ma stiamo attenti a questo. La domanda ci vuole aiutare a fare una lettura cogliendo questi aspetti, vedendo i verbi di azione di Gesù, come Gesù agisce, che cosa dice e come lo dice. Così possiamo toccare questa umanità di Gesù e la sua divinità. Perché farà una cosa che solo Dio lo può fare, ma lo farà nella nostra umanità, nella nostra carne umana. Quindi leggendo questo brano del Vangelo, leggiamo in questa prospettiva, con questi occhiali, cercando di cogliere l'umanità profonda di quest'uomo e la sua divinità, come lui manifesta il divino, Dio Padre, in questo modo di rapportarsi con noi. Adesso vediamo con Marco se ci sono già dei contributi dei nostri fratelli che ci seguono. Sì, abbiamo già qualcuno che ci ha scritto. Abbiamo per esempio Eleonora da Foligno che ci scrive, e ci ringrazia ovviamente per la giornata, e dice lasciamoci prendere per mano dallo Spirito Santo Consolatore, siamo fiduciosi, quindi un atto di fede in qualche modo.
Chiara ancora di Assisi, la nostra amica che ci segue tutti i giorni, dice a Gairo di avere fede e solamente dicendo un umile alzati, la bambina si alza e cammina. Giuseppina da Bologna, Gesù amava in modo particolare i bambini e come non aiutare Gairo, che dimostra di avere fede in lui. Gairo aveva capito benissimo chi era Gesù. E poi abbiamo Rosa da Recanati. È Gesù colui che è pronto a prenderci per mano e a scuotere il nostro spirito e il nostro cuore, per metterci all'amore di Dio, nostro Padre, alla difesa dei più piccoli e dei più poveri, alla condivisione dei beni e del pane, alla gioia diffusa ovunque, alla preghiera piena di fiducia. Lode a te, o Signore. Queste sono le prime risposte che sono arrivate. Poi abbiamo tanti saluti da Melbourne ancora. Ci scrive un signore da Melbourne che ti saluta. E molte persone che ci chiedono e ci ringraziano per questa rubrica, perché in questo momento del dopo pranzo è un momento di relax dove la parola veramente può entrare nelle persone. Che bello, grazie. Generalmente dopo pranzo si prende il caffè, poi adesso avete un cappuccino. Cappuccino generalmente sta bene la mattina, però anche dopo pranzo adesso un cappuccino per voi, per noi. Allora, grazie davvero. Poi abbiamo detto noi di Chiara, che quanti anni ha Chiara? Sarà 10-12 anni? Quella bambina del Vangelo ha 12 anni, questa ragazza, che verrà risuscitata da Gesù, cioè tornerà in vita da una parola di potenza, ma vedremo subito, una parola di grande tenerezza. Gesù sa unire queste due cose bellissime della nostra umanità. Una tenerezza che non si vede solitamente nei Vangeli, ma è anche una potenza incredibile. Tenerezza e forza. E grazie a questi due atteggiamenti, questi due modi di esprimere l'amore di Gesù, che questa bambina torna in vita. E poi vedremo tutti gli altri contesti. Bene, e adesso noi andiamo a leggere insieme il testo. Allora chiedo la vostra attenzione, non sono tanti versetti, l'immagine anche che manderemo vi aiuterà a concentrarvi, e con quegli occhiali, no? Cioè con quali attenzioni noi ascolteremo quello. Grazie di che avete già dato tanti contributi importanti, mettendo in evidenza ancora come ieri, no? L'importanza della fede, l'invito a credere, la fiducia, l'azione dello Spirito, il fatto che Gesù ci prende per mano e che ci insegna a vivere una vita nuova in Lui. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 5, dal versetto 35. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quando dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tra un busto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati».
E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di dargli da mangiare. Stiamo seguendo questo nostro maestro in Cristo, San Marco, che si sta facendo conoscere meglio chi è Gesù. E abbiamo visto ieri che è successo. Gesù era appena tornato con i suoi discepoli dalla terra pagana, da dove ha espulso la legione, una presenza demoniaca che si chiamava legione, e tornando in Palestina incontra tanta gente un'altra volta. Arriva questo servo del capo della sinagoga, quindi un giudeo a tutti gli effetti, Gairo, chiedendo che Gesù venga subito a imporre le mani. Bello questa richiesta. Hanno capito che le mani di Gesù sono benedette all'estremo, no? Sono mani che curano e guariscono. Guariscono perché curano, sanno prendersi cura. E c'è un'emergenza, Gesù si alza e va subito. Bello questa disponibilità immediata di Gesù. Si mette in cammino. Ma succede una cosa imprevista. Lungo il cammino, la donna, affetta da un'emorragia, tocca Gesù, il mantello di Gesù, e Gesù non va avanti, si ferma, vuole sapere chi l'ha fatto, quindi prendi tempo, eh? Poi Gesù vuole che la donna si racconti, abbiamo detto ieri. Dopo Gesù la dichiarerà salvata, la chiama figlia, grande tenerezza questo Gesù che rimette una relazione nuova, e poi la dice di andare in pace, ha ritrovato la pace quella donna. Ma potete capire che tutto questo ha fatto sì che Gesù abbia preso tanto tempo, no? E adesso torniamo qui a noi, fammi vedere, vi guardo io. Potete immaginare che questo ha fatto sì che Gesù abbia non perso del tempo, perché Gesù, stando con la donna, ha guadagnato tanto tempo. Però che è successo? Adesso arriva, mentre ancora stava parlando, abbiamo iniziato così il brano di oggi, arriva, vennero a dire a Gesù, tua figlia è morta. A fianco a Gesù c'è il papà di questa ragazza e dice, oramai non c'è più niente da fare, perché disturbare ancora il maestro? È mai successa una cosa del genere con te? Di qualcuno che dice, perché disturbare gli altri? Perché disturbare Dio? Perché disturbare il maestro? Perché pregare ancora? Perché insistere su una cosa che non c'è speranza? È questa la parola che arriva a Gairo da casa sua. Non c'è più niente da fare. La tua figlia è morta. Adesso Gesù deve darsi da fare, perché per la prima volta Gesù ha già scacciato via tanti demoni, abbiamo visto, fin dall'inizio. Sarà il primo miracolo di Gesù, il primo segno che il regno di Dio che lui ha annunciato è arrivato, è che lui sconfigge il regno del maligno. Poi guarirà un lebbroso, poi guarirà un paralitico, poi scaccerà fuori altri demoni, eccetera, eccetera. Ma arrivare a ridare la vita a chi era morto, questo ancora non era successo.
In questa domanda che il Vangelo di Marco ci fa fare, cioè chi è questo Gesù che aveva anche placato una tempesta, adesso arriva al culmine dell'azione divina. Solo Dio può far ritornare in vita. E questo è già un annuncio della sua risurrezione, no? Della potenza di Gesù di sconfiggere la morte. E ci fa perdere la paura della morte. Dobbiamo arrivare a qui, no? Allora, da una parte si dice a Gairo, e sentiamoci al posto di Gairo adesso, perché può darsi che proprio in questo momento della tua vita qualcuno ci stia dicendo questo, e anche non con queste parole, ma arriva questo messaggio: non sperare più, non pregare più, non affaticarti più, non cercare più. Tanto è così, così sarà. Fa pace, accontentati, perché le cose non cambieranno. Dall'altra parte c'è un'altra parola. Io immagino questo Gesù che ascolta quello che viene detto a Gairo, e lui che si volta verso Gairo, e adesso verso di te, verso di me, e guardandoci negli occhi dice: non temere, abbi soltanto fede, fidati. Fidati, tu verrai quello che può succedere. Lasciamoci sorprendere da Dio. Attenzione, perché questa sorpresa di Dio può darsi che non sia nemmeno che la cosa esterna a noi cambi, nemmeno la cosa interiore a noi, cioè può darsi che sia anche una malattia, una difficoltà, ma cambierà il nostro modo di guardare quella realtà. E questo è già un grande miracolo. Anzi, questo è il vero miracolo, che ci fa trovare un senso in quello che era assurdo. Cioè, una cosa assurda è una cosa che non ha senso. Allora Gesù che ci guarda oggi dice: coraggio, abbi fede, non temere. E seguiamo questo Gesù. Bene, carissimi, noi stiamo per approfondire ancora di più, ma io vorrei farvi una proposta adesso. Che è così, siamo arrivati, non so a quante puntate, Marco, sono due settimane, forse tre? Due settimane, 15 puntate, credo. 15 puntate, saremmo arrivati a una mezza mesata. E grazie a Dio, ringraziando il Signore che ci ha fatto compiere. Magari alcuni di voi ci sta conoscendo adesso, altri due giorni fa, da ieri, non importa. Ringraziamo il Signore per iniziare questo cammino con la parola di Dio, la parola in casa, per dire che è molto vicina a tutti noi, e poi da casa questa parola camminerà con te. Dove andrai tu, andrà questa parola di Dio. Ok, ma forse abbiamo parlato, è arrivato il momento di fare un po' il punto, fare un bilancio. Aiuta molto, no, nel cammino di fede. So chi di voi ha delle guide spirituali, e con le guide spirituali arriva un certo punto in cui dobbiamo fare un bilancio di come procediamo nel cammino con Dio, in questo caso con Dio attraverso la sua parola. Allora io vi propongo per domani di fare questo bilancio, e lasciamo che sia Gesù nel Vangelo di Marco che ci rivolga questa domanda. Noi anticipiamo un po', sarà nell'ottavo capitolo in cui Gesù fa un bilancio della situazione, del suo cammino con i discepoli, e vuole sapere dai discepoli, fa due domande. La gente, chi dice che io sia? Dice Gesù. Voglio prima sapere quelli che i discepoli riescono a accogliere di quello che si dice di lui. Ma poi, dopo aver ascoltato le risposte che arrivano dai discepoli, Gesù dice: ma voi, chi dice che io sia? Quindi vi propongo, no, in verità è per tutti noi, tanto è vero che io domani sarò dall'altra parte e scriverò anch'io alla Bibbia in casa
dicendo qual è il bilancio che faccio di questo cammino che stiamo facendo, perché fin dall'inizio stiamo dicendo che da qui non c'è il maestro della parola che vi insegna, no, c'è un discepolo della parola insieme agli altri discepoli che siamo tutti noi e siamo tutti sotto la parola di Dio. Quindi questa domanda risponderò anch'io in un momento di preghiera, ovviamente dobbiamo farlo, non è tanto per fare bella figura oppure non dire niente, perché uno dice no, fra Carlo, io non dirò perché poi sembra che voglia parlare di me. Attenzione, la modalità è questa. Noi lo faremo per due motivi: per rendere gloria a Dio e per l'edificazione dei fratelli. Perché come diceva San Gregorio Magno, quello che il Signore dice a te nel tuo cuore è per te, ma non solo, è anche per i tuoi fratelli. Quindi facciamo un gesto di carità quando condivido con i fratelli quello che si può condividere della vita spirituale, no? In questo caso questa domanda. Sarebbe bello anche rispondere, ma che dice la gente in generale di Gesù? Chi è Gesù per la nostra società di oggi? Chi è Gesù per i nostri compaesani? Chi è Gesù per i tuoi colleghi? Chi è Gesù dentro la tua famiglia? Ma poi arriva un momento in cui dobbiamo rispondere, ma e per te? Chi è Gesù? Domani vogliamo fare questo punto. Quindi qui sarà Marco che ci aiuterà, ci guiderà in questa parola e poi anche con il Salmo 32, se non mi sbaglio, che faremo domani, è Salmo 32, che dice che tutto è stato creato dalla parola di Dio e ogni cuore dell'uomo, ogni cuore, il tuo, il mio, ogni cuore è stato plasmato dalla sua parola. E vogliamo lasciare che questa parola ci plasmi il cuore, davvero? E domani faremo questo bilancio. Procederemo così domani. Perché vi parlo già adesso? Perché è una domanda di cui ci vuole un po' di tempo per rispondere, no? E facciamo questo bilancio di quello che la parola di Dio sta compiendo in noi. Ricordo, e poi passo la parola a Marco per sapere di voi, che San Gerolamo diceva: l'ignoranza della Sacra Scrittura è l'ignoranza di Cristo, cioè non conoscere la parola, la Bibbia, rischiamo di non conoscere Gesù. Ma noi stiamo facendo un cammino per conoscere la parola, per conoscere Gesù. Quindi vogliamo sapere questo, come sta andando? Stiamo conoscendo meglio Gesù con questo cammino, con la sua parola? Ci stiamo innamorando di più di Lui? E siamo più incuriositi di questo uomo, di questo Dio? Come sta andando il nostro cammino con la parola? Adesso Marco, che notizie ti dai dei nostri telespettatori? Intanto è lasciato insomma una grande eredità. Ah ecco, Marco, tocca a te domani. Ecco, quindi domani già ha lasciato una grande eredità a Padre Carlos. Quindi io aspetto soprattutto molte vostre chiamate, molte vostre risposte, perché come diceva Padre Carlos diventi proprio... la puntata di domani è il grande contenitore di tutte le vostre risposte, perché sarà veramente curioso ma anche importante capire e crescere insieme proprio per il contributo che ciascuno di noi ci darà. Poi Padre Carlos sarà dall'altra parte che ci ascolta e quindi farà in modo anche lui, darà anche lui la sua risposta per domani. Noi abbiamo altre, intanto Padre Carlos, abbiamo altre risposte su quello di oggi, sulla figlia di Jairo. E abbiamo Maria da Marsala del Vallo che ci risponde: non temere, abbi fede, perché con l'agitazione non si conclude nulla. Abbandoniamoci totalmente a Dio. Poi abbiamo Giovanna dalla provincia di Milano. Padre Carlos, grazie. Quando noi proviamo a manifestare la stessa umanità di Gesù, a volte rischiamo di non saper gestire il nostro amore e la nostra carità. E spesso noi, uomini e donne, sovrastiamo il fratello che ha bisogno, non usando la discrezione che la differenza richiede. La sofferenza richiede, scusate. Teresa da Santa Maria degli Angeli: con Gesù non si perde mai la speranza,
altrimenti siamo perduti. E poi abbiamo, ecco, una Serenella Costanzo che ci scrive invece sulla pagina di Frate Indovino e risponde: mi viene da pensare che a volte abbiamo fretta, ma il nostro tempo non è quello del Signore. Le nostre alzate, se non sostenute dalla sua mano, sono come chi corre con le stampelle. Se si perdono, cadiamo. Queste sono al momento le altre risposte che sono arrivate per oggi e quindi vi ringraziamo. Abbiamo anche, sì, abbiamo forse anche una chiamata, Padre Carlos. Senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, ogni mia parola, così ogni mia parola già è mi tornerà a me. Senza operare quanto desidero, e senza aver compiuto ciò per cui l'avevo. La vostra partecipazione, la vostra riflessione sulla parola di Dio, tanti, tanti contributi meravigliosi, l'abbandonarci completamente a Lui, e tante cose meravigliose. Anche la riflessione sulla fretta, sì, sì, è vero. I tempi di Dio non sono i nostri tempi, i tempi veri sono quelli di Dio. Siamo noi che dobbiamo imparare ad entrare nel tempo di Dio, no? E Gesù capisce questo, che è la volontà del Padre è diversa di quello che lui aveva programmato, anche perché la bambina che lui era diretto a non permettere che morisse adesso è morta e lui deve compiere un altro gesto. E quindi senza fretta ma con decisione, no? Dobbiamo andare sempre verso il Signore. Abbiamo anche una partecipazione diretta, vediamo con chi parliamo. Pace e bene. Buongiorno, io sono Francesco dalla provincia di Alessandria. Francesco, pace e bene carissimo. Allora, ti ascoltiamo. Allora, innanzitutto, complimenti per la trasmissione, Padre Carlos e a Marco. È poco che la conosco e è molto interessante, davvero. Grazie, grazie. Ti ringrazio. Prega sempre per noi, mi raccomando. Senz'altro. E poi io ho un certo legame affettivo con Assisi, quindi un po' per il nome che porto, un po' perché comunque anche i miei genitori, insomma, sono molto legati alla città, per cui vengo sempre volentieri quando riesco a venire. Grazie. Allora, io così, sentendo un po' il brano di oggi, ho riflettuto collegandomi anche a quello che è stato letto ieri, e quanto il Signore sia grande nel senso che quando ormai ci troviamo in una condizione che ci sembra tutto finito, non ci sia più speranza, non abbiamo più nulla da fare, non abbiamo più nulla, diciamo, da fare, ecco, Lui arriva e ci salva. In questo caso vediamo la guarigione, la risurrezione, se andiamo a vedere, di questa bambina, però con la fede di questo papà, di quest'uomo che è andato a cercarlo, ha permesso che sua figlia tornasse in vita. Il Signore stesso ce lo dice tante volte, no? Bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato. Ogni qualvolta chiederete un qualcosa nel mio nome, lo darò. Se avete tanta fede quanto un granello di senape, e diceste a quel monte, spostati, lui si sposterebbe. Quindi io penso che la fede sia veramente qualcosa di grande, che vada a smuovere cose che l'umanità non potrà mai fare. Questo è un po' il mio pensiero, ecco. Benissimo, grande Francesco, grazie di cuore, grazie davvero, perché poi tu hai operato una cosa fantastica anche, il fatto che hai richiamato alla memoria tanti altri brani del Vangelo. Sai, questo è molto bello, perché questo vuol dire che stiamo entrando sempre di più in quello senso che, come diceva San Francesco, la parola è anche breve, non è un sacco di parole. È una parola poi che si incatena nell'altra. Vediamo che
la fede, l'amore, poi alla fine sono quelle cose che contano, no? Ma bello questo tuo richiamare alla memoria tanti altri passi in cui lo stesso Gesù parla dell'importanza della fede, e questo dobbiamo essere in grado sempre più di farlo, no? Perché diceva un mio insegnante che la parola si spiega con la stessa parola, e quindi questa capacità di rimandare ad altri brani, altri passi del Vangelo e anche dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, ci aiuta a capire la coerenza di questa parola e la potenza di questa parola. Francesco, il Signore ti benedica sempre di più con tutta la tua famiglia. Grazie del tuo ascolto e della tua partecipazione, il tuo intervento. Pace e bene. Torniamo alla nostra sigla. Vedete, anche quando sembra che tutto sia finito, abbiamo appena ascoltato da Francesco, arriva Lui, arriva il Signore e ci salva. Chiede da noi soltanto questa fiducia, chiede da noi questo abbandonare, come è stato detto anche stamattina, no? Uno di voi che diceva questo abbandonarsi completamente in Lui. E qui è il nostro Signore, Salvatore. Il Padre ci ha mandato per questo, quindi è la vita nuova che si scatena da questa fede, fiducia, che si trasforma in grande amore per Gesù. Il brano di oggi, già in qualche modo accennato da voi, ha a che fare anche con la famiglia, perché si parla di un papà, poi si parlerà anche di una madre. E questo, stiamo arrivando sempre di più alla risposta di oggi, addentriamo, no? Perché l'umanità profonda di Gesù, la sua tenerezza, la sua attenzione e la potenza divina di Gesù che può ridare vita, fare tornare in vita questa bambina. Ma c'è di più, noi abbiamo visto che Gesù prima non lascia che nessuno lo segua quando va alla casa di Gairo. Quindi immaginate questa moltitudine, questa folla grande che sta comprimendo Gesù. E questo è Gesù che dice adesso, per favore, tutti a casa, tornate a lavorare, a fare qualcosa, perché è Gesù che fa questa operazione di mettere in disparte quello papà e poi quella madre. C'è di più, Gesù a questo momento, addirittura con i suoi 12 apostoli, non vuole tutti i 12, chiama solo in 3. Sono quelli 3 che saranno anche con lui sul monte della trasfigurazione, saranno con lui anche nel terribile momento di Gesù nel monte delle olive, quando Gesù suderà sangue, il momento drammatico prima della sua passione, dove lui deve offrire tutto se stesso al Padre per te e per me, per la nostra salvezza. Stiamo arrivando. Questo Gesù non vuole la folla. Abbiamo già trattato questo argomento. Perché Gesù vuole l'anonimato? Perché Gesù vuole... Perché non vuole spettacolo? Perché Gesù vuole una relazione a tu per tu. Non vuole fare lo splendido, che fare i miracoli di là e di qua, acclamato dalla gente. No, Gesù vuole farci capire l'amore del Padre per noi, la misericordia che Lui ha. Vuole entrare, vero, nel cuore di ognuno di noi, perché solo con spettacoli, con gesti straordinari, la nostra ammirazione di Gesù sarebbe solo negli occhi. Oh, invece Gesù voglio che la nostra ammirazione arrivi nello spirito. Mio Dio, come diceva Francesco prima, Dio è grande, è meraviglioso. È a quello punto che il Signore vuole che arriviamo
è una relazione a tu per tu, cuore a cuore, non di superficie, non di momenti isolati. Allora abbiamo visto anche che nell'umanità di Gesù c'è anche questo lavoro non indifferente, un po' impegnativo, di rimanere solo. Poi avrà a che fare con la gente che sta facendo il lutto, poi c'è un po', è un lutto anche sociale, rituale, gente che piange, ci sono alcuni che suonano i tamburi con il suono funebre. E Gesù arriva e mette un velo su quello che lui sta facendo, perché dice la bambina non è morta, ma dorme. La morte per Gesù è un sonno. La morte per noi cristiani è solo un sonno. Chi dorme sarà risvegliato, anche noi, tutti, nel sonno della morte, verremo risvegliati da Gesù, nel suo regno glorioso. Ma Gesù dice così anche per proteggersi, nel senso di che quando vedranno la bambina tornare, diranno, ah, allora aveva ragione colui che abbiamo anche deriso, abbiamo anche preso in giro quell'uomo che aveva detto la bambina non è morta, dorme. Aveva ragione, eccola qua, dormiva. Quindi in questo modo Gesù riesce a tenere il segreto. Rimane solo tra lui, il padre, la madre della bambina e i tre discepoli. Perché Gesù dopo dirà, oh, rimanga qui fra di noi quello che è successo. Non andare a sparlare, rimanga nei vostri cuori. Avete capito quello che ho fatto? Avete capito che Dio vi ama? Avete capito che sono Dio? Nella vostra umanità avete compreso che non dovete nemmeno temere la morte. E questo è il grande messaggio, ma vediamo ancora di più, non è finita qua, perché ci sono i gesti di Gesù nei riguardi di questa bambina e la parola che Gesù dirà. Mandiamo l'immagine, la prima immagine che vi mandiamo adesso, con questa icona, vedete? Questo gesto di Gesù che si china, si curva, tiene la bambina per mano e dall'altra parte c'è che cosa? Un'altra volta la pergamena che ci stiamo abituando a vedere nell'iconografia, questa pergamena che significa la parola di Gesù. Quindi c'è un gesto e una parola. E attenzione, vedete come Gesù prende per mano la bambina, prende più verso il pugno. Perché? Questo è il senso di che Gesù la tira da sola su. Non è lei che si aggrappa a Gesù. Vedete che non c'è un aggrappamento della bambina nelle mani di Gesù, ma Gesù che aggrappa la sua mano. E la tira su con la sua parola che è sull'altra mano, no? L'iconografia fa quello. Ma è bellissimo questo gesto di Gesù che si china, ma mettiamoci i panni di questa bambina che ha quest'uomo Dio che è tutto per lei adesso. I genitori lì prima vedevamo che erano quasi attoniti, dormivano. Adesso Gesù guarda, invece di guardare la bambina continua a guardarlo, ma lui adesso guarda i genitori della bambina e indica la bambina. Vedete che bello, perché adesso torniamo alla prima immagine. Che parola è uscita dalle labbra di Gesù in questo momento? Talita cum, che significa, è difficile di tradurre. Torniamo qui, tornate a me. Che voglio dire questa cosa che è molto importante. Talita cum è un'espressione aramaica che Marco vuole lasciare così. Non è nemmeno in ebraico. L'ebraico era la lingua ufficiale parlata del popolo ebreo.
L'arammaico era una sorta di dialetto, ma era. Poi è diventata una lingua anche, no? Quella parlata da Gesù. Bellissimo che San Marco ha voluto lasciare così com'è, come è uscito dalla bocca di Gesù questa parola, talita cum, difficile da tradurre perché è carica di tenerezza. La Bibbia di Gerusalemme è tradotto, tradotto così, ragazza, bambina, com'era? No, scusate che torniamo subito. Fanciulla, io ti dico, alzati. Ok, tradotto per fanciulla siamo un po' più vicino, ma guardate che chi se ne intende di aramaico mi ha detto così, che in italiano, adesso proviamo una traduzione più consoni con quella che era la tenerezza di Gesù. Era come se Gesù dicesse a questa bambina, tesoro, cocca mia, come voi genitori siete abituati a rivolgervi ai vostri piccoli, ai vostri figli piccoli. E questa espressione di un papà pieno di tenerezza, come papà, tu mamma, come ti rivolgi tua bambina, al tuo bambino? Immagina Gesù che prende per mano questa bambina e la chiama tesoro. Amore mio, che ti dico? Traduciamo come siamo abituati ad essere chiamati dai nostri genitori quando eravamo piccolini, e dice: io dico a te, alzati, la parola e il gesto, uniti, parola e gesto di Gesù compiono quello, l'azione efficace della vita nuova. Prendi per mano, attenzione, era vietato nella legge di Mosè, il libro del Levitico è chiaro. I cadaveri non vanno mai toccati perché uno diventa impuro. Gesù non ha paura dell'impurità rituale perché non è lui che viene contaminato dalla morte umana, ma l'uomo viene, tra virgolette, contaminato dalla sua vita divina. E quindi Gesù può toccare e dire una parola carica di tenerezza. Tesoro, alzati, te lo dico io. Una parola rivolta a quella ragazza, a quella bambina, 12 anni, all'inizio della sua vita di fede, della sua vita di donna anche, no? Si stava iniziando. Inizia a camminare questa bambina, infatti aveva 12 anni, dice il Vangelo. Non finendo qua, Gesù si rivolge adesso ai genitori e fa un comando curioso che finisce così questo brano, no? Oltre al fatto di raccomandò, tutti sono presi da stupore perché hanno capito che questo qua, oltre ad scacciare via i demoni, a guarire lebbrosi e quant'altro, e a placare una tempesta, addirittura può ridare la vita. Chi è Gesù? Allora, il brano finisce dicendo: e disse di darle da mangiare. Ma vi rendete conto? Questa umanità di Gesù a che punto arriva? Di preoccuparsi con una cosa così umana, così quotidiana, che è dare da mangiare, che ha un significato immediato e un significato simbolico anche. Cioè Gesù sta dicendo con altre parole, a voi genitori, prendetevi cura di questa bambina. Può darsi che la sua morte sia stata anche causata di una cura diversa. Date da mangiare. E è un invito anche a tutta la comunità, perché Gesù non sta parlando solo ai genitori, ma anche ai tre discepoli, a tutta la comunità, dopo che siamo noi la Chiesa. Diamo da mangiare ai bambini. Nutriamo i nostri ragazzi, nutriamo i ragazzi come ha fatto Gesù, di una parola tenera e una parola forte,
di gesti di attenzione, di gesti di tenerezza, di protezione e anche di gesti di vera cura, di donazione. Datele da mangiare. Siete attenti al suo bisogno. Ma un maestro che si preoccupa così di una bambina di 12 anni non si preoccuperà di te, di me, all'infinito? Questo è Gesù che addirittura chiede, comanda, ordina di nutrire quella bambina. E di che cosa ancora abbiamo paura? Ma siamo nelle mani di Dio, sì o no? Crediamo a questo Gesù così attento ai bisogni umani, che non sono solo il mangiare del corpo, ma il pane dello spirito, il pane della sua parola? Questo è Gesù, nella sua profonda umanità e nella sua divinità. Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, ogni mia parola, così ogni mia parola. E di nuovo un grande grazie a te e a tutti voi che avete partecipato, questo era il nostro appuntamento. E davvero sono edificato di quello che sento, che vedo, la vostra apertura di cuore, il vostro entusiasmo, la vostra serietà, nonostante l'orario, qualcuno ci seguirà dopo, ma chi sta seguendo in diretta, questo orario un po' di riposo, eccetera, ma l'attenzione è ancora alta vostra e opera dello Spirito Santo in tutti noi. Vi ricordo che domani io, insieme a voi, faremo il bilancio della situazione, no? Per glorificare il Signore e per edificare i fratelli. Vi chiedo di farlo in un momento di preghiera, di raccoglimento, cioè questa domanda rivolta a noi da Gesù: chi sono io per te? Con questo cammino, con la parola di Dio in casa, che cosa di diverso è venuto fuori nel mio rapporto con il Signore? Nella sua parola, nei sacramenti, dentro di casa. Che cosa sto sentendo che mi viene chiesto, che mi viene donato soprattutto? Prima c'è un dono, dopo c'è una richiesta anche, no? E condividiamo questo. Mi metterò anch'io in preghiera per rispondere a Gesù questa domanda. Lui che ci guarda negli occhi e chiede: la gente che dice che io sia? E tu chi dice che io sia? Bene, ci incontriamo domani in questa modalità. E adesso la preghiera e la benedizione. Il salmo con cui abbiamo iniziato ci ha aiutato ancora a avere sempre meno paura, più fiducia e lodare sempre di più il Signore. Oggi preghiamo e lodiamo il Signore per tutti coloro che compiono gli anni oggi, no? Nella festa di San Bernardino da Siena. Noi abbiamo uno molto caro qui con noi, che è Andrea, che va al nostro abbraccio, che lavora qui a Maria Vision, e carissimo fratello, che invochiamo la benedizione su di te, fratello, e su tutti voi, e in particolar modo coloro che compiono gli anni oggi e chi è malato, chi si sente solo, chi è in difficoltà, ha bisogno di una forza in più, di un'energia in più. Il Signore è con te. Coraggio, abbi soltanto fede, una fiducia che ti spalanca il cuore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio onnipotente, che vi ama, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene. Adesso continuiamo con la coroncina della Divina Misericordia con Antonella.